mangiavamo il pane con la crusca, pane nero, brutto, cattivo, cotto male, delle volte si cuoceva nella, come si dice, si cuoceva nella stufa, nel forno della stufa, perché non sempre si poteva. Se tu accumulavi un po' di farina da fare 3-4 tere di pane, che voleva poi dire un pane lungo così come una pagnotta, ecco, allora potevi andare al forno, c'era un fornaio che basta che tu parassi, ti faceva il pane e allora era cotto bene. Altrimenti c'era del pane fatto in casa, con la crusca non sempre da sede, perché non c'era della farina, c'era solo quel tipo di farina e basta. Era tutto una gran miseria. Alla sera andavi a letto senza cena perché non c'era da mangiare, seguiva da maniera. Era da castare i sacchi che andavamo a trovare in campagna, su in montagna, se cadeva. Ecco, se c'era quella roba lì ti salvavi, ma tanta gente è morta anche di fame. Non tutti lavoravano, purtroppo la miseria aveva, i bombardamenti avevano distrutto le fabbriche. E allora anche gli operai che lavoravano nelle fabbriche perdevano il posto. Perdere il posto, perdevano il salario. Il mercato nero lo chiamavano. Col mercato nero, con i quattrini che guadagnavi, riuscivi ad andare a comprare magari un po' di pane e così. Ma diversamente, anche le volte che andavi a letto senza cena. La scuola del tempo del fascismo era come si poteva. Come si poteva, perché la situazione non era come quella da adesso. C'era delle scuole con 10-12 bambini e se c'era delle scuole con 30 bambini. Era un po' disorientato. Il fascismo ci teneva ad applicare la sua politica e fare gli incontri che voleva fare con i ragazzi per inculcare magari delle canzoni. Tu ci andavi al sabato fascista? Sì, ci andavo, era obbligatorio, guai. Lui ti dava il berretto, ti dava il golf, il giaccone, pantaloni, ti dava i scarponi. A c'è che tendevo in un magazzino, che ne era tante, allora ti facevano trovare quelle che ho preso poco e la tua misura, che vanno e basta. Quando andavano su, per esempio, gli apparecchi grossi, che erano carichi di munizione, loro buttavano giù quello che potevano scaricare per il volo più tranquillo dell'apparecchio. Ma non si sapeva dove andava a colpire. Per esempio, noi a Reggio avevamo un obiettivo militare che era la caserma Zucchi adesso e che erano le vecchie reggiane. C'era la caserma militare dove uscivano tutti i soldati per fare la marcia, per fare quel che dovevano fare. Fabbrica. Una fonte di produzione bellica, perché allora alle reggiane si costruivano gli apparecchi, e gli apparecchi, gli elicotteri, le bombe. C'era la produzione tutta bellica, non c'era una produzione di dire facciamo un trattore per andare a arare la terra e per produrre dopo del materiale
elementare come il cibo, così, no. Allora invece costruivano ed avevano programmato solo produzione bellica, altro. Quindi i fucili, le rivoltelle. Una cosa pietosa, e ragazzi, io vi auguro che nella vostra vita non abbiate da provare una guerra, perché la guerra è la distruzione di tutto, anche dell'affetto, perché quando si tratta di dire si salve chi può, si salve chi può, allora vuol dire che uno al veda mia, se che mi fa danno, o che mi sciurala, o che mi pede, bisogna che mi tira dritto per salvare anche loro. No, no, si salve chi può, c'è che uno pensava per sé e basta. E questo è il brutto, il vivere brutto di una guerra.